Da gesti spontanei e semplici può nascere una grande solidarietà. Questa è la base dell'iniziativa che negli scorsi giorni ha visto coinvolti i ragazzi dell'Istituto Archimede di Modica in una merenda solidale. Il ricavato è stato consegnato sabato al progetto La Casa di Toti per l'acquisto di un piccolo elettrodomestico. Il progetto consiste nella costruzione di una comunità residenziale rivolta a ragazzi maggiorenni con varie e lieve disabilità. L'idea è nata nel 2016 da Muni Sigona, mamma di Toti, un ragazzo che soffre di un disturbo psichico e che necessita di essere accompagnato in ogni suo movimento. Sarà il primo albergo etico in Sicilia, che consentirà a questi ragazzi speciali di essere impegnati nella gestione della struttura e in servizi utili ad accogliere il turista solidale. Ad oggi la costruzione di questo albergo solidale, che sta sorgendo su una dimora tipica modicana di fine Settecento, ha coinvolto tante realtà locali ed internazionali. Noi crediamo tantissimo in questo progetto perché dà continuità al lavoro che facciamo ogni giorno, un lavoro sugli apprendimenti con ragazzi che hanno particolari difficoltà e oltre a dare un significato ogni giorno a quello che facciamo, una struttura come questa dà proprio un senso alla nostra attività. Le merende solidali sono state preparate dagli studenti dell'Archimede e in particolare dagli allievi con disabilità che frequentano all'interno dell'istituto stesso il laboratorio di cucina. Una grande emozione per la mamma di Toti che in questi anni non si è mai fermata nel suo intento. Il nostro grande desiderio è quello di attivare progetti di alternanza scuola-lavoro, di volontariato. Oggi sono qui con noi Luca e Gabriele che rappresentano l'associazione. Presto saremo qui perché contiamo di inaugurare a maggio e vogliamo conoscere tanti ragazzi, tante scuole. E quando ho ricevuto il video dei ragazzi che hanno avuto questa meravigliosa iniziativa mi sono veramente emozionata. Presente anche la psicologa psicoterapeuta Valentina Genitori d'Arrigò. Noi siamo contenti che il territorio inizi a conoscerci meglio, a conoscere meglio il nostro viso e non solo a sentir parlare della Casa di Toti, perché questa sarà una realtà e un'opportunità lavorativa di integrazione sociale all'interno di questo territorio, quindi le famiglie che hanno ragazzi con neurodiversità potranno contattarci, noi saremo qui disponibili sul territorio a partire dal mese di gennaio, più o meno una volta al mese.